picco si raggiunse tra fine marzo e primi di aprile, con circa 135 pazienti ricoverati nei 5 reparti Covid-free. A distanza di 2 mesi e mezzo, l'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso ora pensa negativo in termini di contagi. Infatti, da ieri il polo sanitario è diventato Covid-free. Attenzione, questo non significa chiusura totale del fronte in prima linea, la struttura rimane attiva. Dopo Bassano del Grappa, Valdagno e Novanta, anche Sant'Orso quindi libera il proprio nosocomio. A dare notizia dell'avvenuto azzeramento dei casi positivi a Sant'Orso è stato il bollettino pomeridiano quotidiano diffuso dall'ufficio stampa dell'USS 7, una casella zero che per la prima volta si scruta con piacere. Il numero delle persone infette dal virus asiatico sono stati in tutto 1604 nella pedemontana, numero bloccato da qualche giorno tra Alto Vicentino, Altopiano e Bassanese. Su queste, 1371 sono state dichiarate guarite. A questo dato va aggiunto il numero dei decessi in ambito ospedaliero, 120 distribuiti tra Sant'Orso, Bassano Asiago e Marostica. Sul fronte dei tamponi sono stati 61.776 quelli eseguiti.